Saturnale di San Biagio ricorre ogni anno il 3 di febbraio e quindi si celebra il giorno stesso, che è il giorno appunto la festa liturgica del santo, e poi si riprende e si rilancia nella domenica immediatamente vicina alla solennità. È una festa molto importante che affianca a Carenno la patrona ufficiale della parrocchia e del paese, che è la Madonna Immacolata. C'era molta aspettativa, per me era le bancarelle dei giocattoli, le bancarelle dei dolci, che oggi sono sempre più sparute e vanno scomparendo. Era l'incontrare tanta gente, rivedere i miei parenti, e questo penso che sia il vissuto di ciascuno, e partecipare come culmine non solo alla celebrazione ma alla processione. Permetteva di attraversare le vie del paese con la statua, e questo raccogliersi intorno al santo e portarlo in giro per le vie del paese, quasi ad implorare quella protezione in ciascuna via, in ciascuna casa, è qualche cosa che mi ha sempre colpito sin da piccolo e che adesso ancora in qualche modo si perpetua e si tramanda, magari in forme diverse, ma che continua ad essere un momento significativo per la comunità, anche a livello musicale. Ad esempio, il coro durante la messa solenne di San Biagio esegue un inno di San Biagio appositamente composto e dedicato al santo. Durante il Gloria si esegue il rito della bruciatura del pallone. C'è questo pallone di cartapesta costruito intorno a un'anima di ferro che è appeso proprio sopra l'altare, e proprio all'inizio del Gloria viene acceso e brucia in pochissimi secondi. I celebranti appunto con un'asta e una fiammella lo innesca. Sostanzialmente il richiamo forte è il santo che arde talmente tanto per amore di Gesù Cristo, addirittura da bruciare d'amore e da donare la propria vita. Questo santo poi è venerato ed è implorato per quelle che sono le malattie che hanno a che fare con la gola e l'apparato respiratorio, proprio per un miracolo che la geografia ci ha consegnato, ovvero quello di avere liberato un bambino da una spina di pesce che gli si era conficcato in gola e che rischiava soffocamento, e poi diventato patrono, appunto, dicevo, della gola e delle vie respiratorie. E durante, al termine appunto della cerimonia religiosa solenne, vi è proprio il rito dell'imposizione delle candele, per cui i fedeli si recano all'altare, il celebrante sacerdote impone in modo incrociato le candele sulle spalle, sul collo,